Sottosegretario Costa, Taranto vive certamente il dramma, l'olocausto ambientale, una fabbrica obsoleta ha 60 anni di vita quando la media di un siderurgico è 40 anni. La città chiede la chiusura senza se e senza ma, la decarbonizzazione è assolutamente impossibile, è tecnicamente impossibile. Il Ministero della Salute cosa risponde? Guardi, oggi c'è, credo, una consapevolezza in più e un approccio in più. Oggi c'è la convinzione che tutto riguarda la salute, ogni iniziativa, ogni attività. E allora credo che con questa nuova prospettiva si possa indirizzare. Però per realizzare questa prospettiva c'è una sola ed un'unica soluzione, chiusura senza se e senza ma. Taranto, il governo la sta condannando a morte, perché arrivare a 8 milioni di tonnellate con una struttura assolutamente obsoleta significa condannare a morte i tarantini. Gli ultimi dati, le ultime emissioni sono paurose, terrificanti. Sì, ma io l'ho detto, sono convinto che Taranto sia una realtà che ha già pagato un prezzo molto alto in termini di impatto ambientale, in termini di salute. Io credo che si possa individuare dei percorsi per arrivare a delle soluzioni e dare delle risposte. Ma perché non pronunciate la parola chiusura, senza se e senza ma, chiusura? Beh, ma guardi, smantellamento e bonifica, chiusura. Ci sono dei percorsi avviati in questo senso e io credo che ci sia bisogno. Ma no, nessuno parla di chiusura, mi perdoni. Però io credo che possa essere un obiettivo al quale si possa arrivare attraverso percorsi condivisi. Non dimentichiamo che c'è bisogno di una condivisione di tutti i livelli istituzionali. C'è un articolo 32 della Costituzione che parla chiaro, si sta sacrificando il diritto alla vita dei tarantini sull'altare della produzione, è un dato purtroppo inequivocabile. Sì, ma io raccolgo la sollecitazione, la condivido e sicuramente il mio contributo verrà in questa direzione, in questo senso, quindi verificheremo nelle prossime settimane. Perché, ripeto, ultimamente, proprio nei giorni scorsi, ci sono stati dei picchi gravissimi di benzene, di biossido di zolfo. ARPA ha stilato una relazione terrificante, quindi a questo punto un sindaco, il commissario o il futuro sindaco, visto che quello precedente non l'ha fatto, dovrebbe emettere ordinanze contingibili ed urgenti di chiusura immediata. Però ricordiamo, io ho fatto sindaco tanto anni, il sindaco è anche autorità sanitaria, come giustamente ha detto lei, quindi ci auguriamo che, ripeto, dal territorio anche arrivino segnali concreti e certi. Però il candidato sindaco Musillo della vostra coalizione ha dichiarato che un sindaco non può fare nulla. Ora lei sta dicendo, come è giusto che sia, come è giusto, come è la verità, il sindaco è la massima autorità sanitaria, però il candidato sindaco Melucci sembra cadere dalle nuvole, il candidato sindaco Musillo, come d'altronde il precedente sindaco Melucci, sembrano cadere dalle nuvole e dicono il sindaco ha le mani legate. Falso. Il sindaco ha i pieni poteri di intervenire, salvo poi l'azienda poter fare tutte le obiezioni, tutti i ricorsi, il governo procedere con decreti, ma intanto i poteri del sindaco sono quelli di emettere queste ordinanze in base al TUEL e quindi alla tutela appunto della pubblica incolumità e della sicurezza pubblica. Guardi, io non sono qui per ricercare colpevoli e dare responsabilità, io credo che si possa arrivare a percorsi condivisi e credo che i cittadini oggi hanno bisogno di una grande unità istituzionale, di una grande unità politica nel perseguire un obiettivo comune. Ecco, contributo al mio sostegno. Per concludere, sottosegretario, io dico, i cittadini non vogliono il politichese di parlare di questo discorso generico di percorsi condivisi, vogliono risposte concrete, oggi come oggi bisogna procedere con la chiusura immediata, perché è come un incendio, come se stesse divampando un incendio e un fabbricato stesse bruciando. Cosa fai? Aspetti? No, intervieni subito. Condivido. E allora chiusura? Vedremo, valuteremo con gli enti locali.